Ora veniamo all'altra lettura che farò così di seguito. Io conosco le tue opere, dice all'angelo della chiesa di Efeso, al pastore della chiesa di oggi. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. Fin qui, fratelli miei, le tue opere. Qual è la Chiesa che non evangelizza, che non organizzi evangelizzazioni? Evangelizzazioni dentro, evangelizzazioni fuori, con la tenda, evangelizzazioni a tu per tu. Il Signore conosce queste opere. E poi un'altra opera, l'edificazione di edifici di culto. Edifici di culto. I nostri raduni, il colossale raduno che avviene sempre lì, quella zona termale. Fiuggi, grazie. Tanto per dire, no? Le assemblee nazionali, pastorali. Il Signore è lì che guarda, il Signore osserva, il Signore segue, il Signore ascolta, il Signore controlla, il Signore notifica. Il Signore dice: queste sono le tue opere, le nostre scuole bibliche, ovunque se ne possano fare, dalle scuole domenicali alle scuole veramente bibliche. E poi le assistenze missionarie e via dicendo. Il Signore considera queste opere e non ha niente da recriminare, non ha niente da protestare contro queste opere. Io conosco le tue opere che ti affaticano. La tua fatica io la conosco. E poi ancora, e la tua costanza. Costanza, fatica e costanza anche in difesa della nostra fede. Eh sì, il buon combattimento della fede deve significare qualcosa, o in famiglia, o fuori famiglia, o nell'ambiente scolastico, o in quello di lavoro, o nella Chiesa stessa. Fratelli, se noi abbiamo veramente creduto, noi dobbiamo combattere il buon combattimento della fede per mantenerci fermi nel Signore, per sostenere determinate verità evangeliche. E il Signore sa anche questo e dice: e non sei venuto meno, sei perseverante, sei costante in questa cosa. E poi una cosa molto importante che parla di santificazione e dice: so che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. Non tolleriamo i malvagi. Fratelli, dove pensate che si manifesti il malvagio? Fuori nel mondo? Il mondo è suo. Il mondo è suo. Siamo noi che notiamo i disastri che il maligno compie nel mondo. Il mondo non se ne accorge neppure. E pertanto siamo messi in guardia contro cosa? Se non contro la possibile manifestazione dei malvagi che derivano da maligno, dei malvagi nel mezzo di noi. Certo, molti verranno sotto il mio nome, ha detto Gesù. State attenti di non seguirli. Molti saranno sedotti. Voi state attenti di non lasciarvi sedurre. Molti verranno nel mio nome. E questa è proprio l'epoca in cui proprio sbocciano come funghi velenosi a destra e a sinistra le sette che sotto il nome di Cristo e sotto il nome di Pentecostale sono la vergogna dell'umanità, fratelli miei. E noi opponiamo resistenza. E noi ci opponiamo nel vero senso della parola. E noi li rifiutiamo. E non ci dormiamo sopra. Risvegliati. Stai attento a quello che succede nel tuo tempo. Prendi posizione. Reagisci. Combatti il buon combattimento della fede. Bene, il Signore si compiace che si facciano anche queste cose nella Chiesa. E poi ci sono quelli che sono chiamati apostoli, falsi apostoli. L'apostolo è il portatore di una dottrina nuova, state pur certi. Se no è apostolo di che? E allora, portatore di dottrine nuove. Anche questi rientrano nel numero dei fatti che ho appena accennato ora. Ma attenzione alle persone che hanno posti di potere e di comando nelle chiese, ma non hanno lo Spirito di Cristo. Bisogna stare molto attenti,
perché il Signore ha compiuto questo strepitoso miracolo di farci pervenire a 2000 anni di distanza, a migliaia di anni di distanza, la sua parola. Perché la sua parola è l'arbitro che ci permette di giudicare fra ciò che viene da Dio e ciò che non viene da Dio. E di conseguenza si è stata fatta questa dichiarazione. E se è successo questo fatto, che vi sono dei falsi apostoli, allora, quando la Chiesa era appena sbocciata, che dobbiamo pensare oggi? Che non ci siano più? Li abbiamo sistemati? Li abbiamo messi al loro posto? Assolutamente no. Occhi aperti, fratelli, verso quelli che come apostoli vorrebbero il primato e non sono di Cristo. Riguardo anche, soprattutto, alle dottrine che insegnano.